Ciao a tutti, sono Chiara Burdo e sono in M.A.D.S Gallery a Milano per presentarvi una mostra personale di Luz Sanchez. Luz Sanchez è un'artista che si occupa della quotidianità della figura femminile e maschile, raccontando una naturalezza e delicatezza della personalità della donna e dell'uomo, soffermandosi prettamente su una sensualità e una sessualità tale da non essere totalmente travolgente, in modo da catturare passionalmente lo spettatore, ma di essere coinvolgente. Di dare allo spettatore quell'emozione che egli stesso stia cercando, ma non da un punto di vista aggressivo, ma da un punto di vista talmente delicato da soffermarsi sulla vera profondità di questo rapporto di sensualità e non di passione travolgente. I colori utilizzati sono testimonianza di questo suo intento. Sono colori opachi e delicati, leggeri, che non turbano lo spettatore, non lo travolgono nelle sue emozioni, non sono aggressivi, ma lo portano ad una dimensione trascendentale, in modo tale da distoglierlo dalla vita attuale. Si parla di bellezza. Bellezza in un contesto assoluto e totalmente oggettivo che ricorda quasi le dimensioni greche dell'arte antica. Un mondo completo, un mondo pieno di bellezza ed amore, ma senza distaccarsi dalla vera entità dell'oggetto unico che è la sensualità e la sessualità della figura umana. Temi attuali che vengono talvolta messi in discussione dalla mente umana. Colori che riescono a cullare totalmente il soggetto rappresentato, grazie anche alla maestria utilizzata dallo stesso artista, che utilizza materiali e metodi totalmente, diciamo, diversi. Utilizza infatti spugne e acquarelli per dipingere i suoi soggetti, grazie anche ad un'influenza internazionale dovuta alla sua esperienza con maestri affermati. Luz Sanchez riesce a trasmettere totalmente la sensualità femminile, sia da un punto di vista della donna che da un punto di vista invece maschile. Cosa molto all'avanguardia, perché solitamente è la donna che viene mostrata nel suo essere più materno, ma in questo caso anche l'uomo riconosce le sue emozioni e si mostra per quello che è.